No, soltanto due parole. Grazie al sindaco, grazie all'assessore che hanno messo nelle condizioni un presidente intenditore di calcio di scegliere Nardò per fare calcio in maniera seria, pulita. A memoria d'uomo non ricordo un presidente che abbia espresso dei concetti così importanti, non per la squadra, ma per la città, che abbia espresso delle intenzioni che non siano soltanto colpi di scena, ma che siano delle parole fondate su una conoscenza del calcio che spesso molti presidenti non hanno, perché magari sfruttano il calcio per altri fini. Io penso che Nardò meglio non poteva avere, un presidente migliore di Fanulli non poteva avere, ma un grazie anche a Maurizio De Bidonti, Maurizio Fiorentino. Di un fatto importantissimo, Presidente, che è molto importante quando si guida una squadra non sentirsi mai soli. E io penso con l'aiuto di questi amici che ti stanno a fianco, che ti hanno accompagnato verso un percorso che è arrivato a un punto e che da lì dovrà poi proseguire, è stato fondamentale. Una cosa è venire in un paese, portare un titolo e gestire una squadra sentendosi un po' da soli, invece un'altra cosa è avere degli amici che ti hanno incoraggiato, ti hanno concretamente dimostrato il loro aiuto e poi una volta venuto qui trovi la più grande tifoseria non del Trento, d'Italia. Non la troverai facilmente. Grazie veramente a tutti. E Forza Rossi, questo è un lampadario. Forza Rossi.